siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Nella nostra postazione di Radio Bruno all'interno dell'area stile, Elio e le storie tese, Elio e Faso, benvenuti. Eila, benvenuti a voi. Allora, a parte la ventata di allegria che portate sul palco dell'Ariston, come state vivendo questo vostro terzo Sanremo? È bello, perché è come una specie di gita con gli amici, che siamo noi, in cui si ritrovano altri amici che non si vedevano da tanto tempo. E poi si ride e si scherza, si fanno tante belle cose, si fa tardi alla sera, mezzanotte, sì. Così, anche mezzanotte e mezza. Sì. E si mangia al ristorante, cosa che non accade spesso quando siamo noi, no, in giro. E poi si va su questo palco del Teatro Ariston, che è una roba incredibile, un'emozione veramente forte. Ah, siamo decimi nell'airplay, sì. Guarda che roba. Chi l'avrebbe detto? Ma guarda, decimi nella mi inserisco solo per dire che solo salendo sul palco di Sanremo, ma già la prima volta, ci eravamo accorti che Anna Oxa, quando diceva un'emozione da poco, mentiva. Ci aveva ingannato. Non è un'emozione da poco, è un'emozione che cresce in me. E l'innocenza svanisce quando sali su quel palco. Beh, ma quello ormai perché ridi la verità? Quell'innocenza lì ormai è svanita. Quando ci siamo saliti 20 anni fa, quella è quella del 96, che è svanita. Esatto, quella lì è svanita, certo. Però c'è un'innocenza di tipo nuovo. Ma cresce in te? Cresce. Però c'è una genialità. Voi sapete che comunque si ricorda sempre il ritornello delle canzoni. Allora ne avete messi tanti. Tantissimi. Questo è un tentativo, ecco. Già, ma adesso tutti che dicono geni. È un tentativo, un esperimento. Come dice Gennaro D'Avrio, un grande esperimento. E cioè quello di cercare di condensare i ritornelli in un'unica canzone. Perché noi abbiamo, come hai detto tu, abbiamo pensato che siccome alla fine l'ascoltatore fischietta solo il ritornello sotto la doccia e non si ricorda minimamente della strofa, che un compositore ci ha messo tanto per scrivere una bella strofa, no? Certo. Anche un preinciso, quello che si chiama lo special, il ponte, no? Ci si è impegnati tanto per scriverlo tutto e poi uno fischietta solo il ritornello. Scusami, fammi aggiungere, vogliamo parlare della parte dell'assolo? L'assolo? O il finale? Allora, sulla parte dell'assolo, sempre in radio la situazione arriva alla sua e si dice: erano ieri le storie attese con questo bellissimo brano. E di l'assolo non serve perché ci parla sopra il DJ. Il finale non lo sente mai nessuno perché viene sfumata prima. Perché comporlo? Solo ritornelli, quali però di quelli che vi è rimasto a voi più in testa, allora, all'inizio? A me personalmente Burbera. Quello che dice Burbera, sedicente Burbera, chi l'avrebbe detto, nascondevi un cuore d'oro. Sai quelle belle burberone, sì, di 100 kg, 80 kg, che ti dico: allora vieni qua che ti guardo, va bene. Che se non finisci di mangiare ti mira. Alla fine c'hanno un cuore d'oro, però nascosto molto dentro. E quindi a me piace quello. A me invece piace cantando una canzone, hai capito? La canzone brutta, una canzone brutta. Sì, anche a me piace. La canzone brutta la trovo molto forte, anche perché chi è che vorrebbe inneggiare una canzone brutta se non gli Elio e le storie tese? Anche perché dice: sarà pure brutta, però a me mi piace. Quindi sottolinea. Certo, che i gusti sono gusti. Esatto. È soggettivo, cioè quello che è brutto per te può essere bello per me e viceversa. Avete dichiarato queste cose alla stampa, ditemi se è vero. Sì. Che Sanremo per voi è un'avventura che ogni giorno è come un'installazione, un'opera artistica. È vero. Sì, il nostro festival è quello, quantomeno c'è il tentativo di fare quello. Sì. Quindi siete delle opere d'arte ogni sera? No, mettiamo in scena sul palco del Teatro Ariston e anche fuori un'installazione artistica che è lunga quanto dura il festival. E poi volete arrivare ultimi? No, questo è falso. Questo c'è un grosso errore. Vogliamo arrivare ripescati, dai, che quindi non è ultimo, è essere fra i 5 che vengono eliminati oggi e poi essere ripescati, esatto, dal pubblico. Quindi un grande appello al pubblico di Radio Bruno: questa sera prima ci eliminateci, e dopo, quando si tratterà di salvarne uno fra quei 5, ripescateci per favore. Un po' alla Valerio Scanu, sì, no, bravo, no. Vogliamo essere i Valeri Scani del 2016. Sì, però ci tengo a dirlo, l'ho già detto in questi giorni, a noi piace proprio immaginare una scena, e cioè che siamo nel camerino, arriva, passa magari così un distratto, ha detto Rai, dice: ah, siete fuori.
Quindi noi prendiamo sulla giacca e si sente la musica triste. Na, 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 raduniamo na, na. Le nostre cose, scendiamo le scale, nella borsa, arriviamo al cancellone dove la polizia ci apre. Chiede il passo. Ciao ragazzi, ci avete fatto ridere. Stiamo e già andando via. Dicono, uscite, siete andate, fuori. Siete fuori, anzi, ridateci il passo. E in quel momento arriva una mano. No! No! Vi hanno ripescato! Olè! E questa è una gioia, secondo noi, ancora più intensa di vincere. Non toglieteci questa gioia, perché lo sai già un po' che hai vinto, insomma, sì, sei fra i primi tre, quindi sei già, quindi ci arrivi piano piano, non è all'improvviso una roba che capovolge completamente, certo, quello che era accaduto fin lì. Quindi, per favore, dateci questa gioia, ripescateci. Ripescate, Elio, le storie tese. Siamo a 20 anni comunque dalla terra dei cachi. Sì, sì, sì. Una canzone che ha rischiato di arrivare prima. Sì. Infatti i cachi adesso tra l'altro guidano già, vanno in moto, in auto, fanno già delle cose. Sì, pensa che nel tempo in cui l'abbiamo composta e suonata c'era solo un tipo di caco, sì, sulle nostre tavole. Poi è arrivato il caco quello duro, sì, il caco vaniglia. Il caco mela. Il caco mela, sì, non c'era prima. Quando noi abbiamo pensato... C'era solo quello capire, molle. È pazzesco, eh. Dopo Sanremo invece che cosa farete? Dopo Sanremo tante cose, sì. Ritorniamo a casa, oggi esce il nostro album, per cui... Cosa? Non sai che è uscito il nostro disco? Cioè il nuovo disco degli... Ma te l'avevo detto! Non ne che sapevo usciva. Nulla. È uscito, ma ci suono io? Ma certo, figata De Blanc, figata, ma sì, quello che ti ho detto, registrami pezzi, quella roba. Fai quello che ho suonato, quei pezzi disco, lì, non avevo capito. Figata De Blanc esce oggi, è un bellissimo disco, quindi poi faremo tutta un'attività di pubblicità per questo disco, per cercare di venderne un po'. Oltretutto c'è una cosa che ti può interessare anche tutti gli altri: una piccola quantità di questi dischi vengono venduti con in allegato un massaggiatore femminile. No, non è una stupidata. Si chiama... No, vabbè, può essere usato anche da lui, però... Beh, lui lo può gestire. È particolarmente gradito all'ascoltatrice, che può ascoltare il disco di Elio Stretese massaggiandosi. Non ci credi? No, ci credo benissimo. Perché se vedo dello scetticismo, vedo la risatina. Tra l'altro è una confezione molto elegante. Ma sono fantastiche anche le magliette. È una confezione molto elegante ed è il dono di San Valentino perfetto. Per cui, se non sapete cosa fare alla vostra innamorata, maschietti, esatto, ma anche donne che state con una donna, perché esatto, no? Anche donne che vogliono fare un regalo al maschietto per dirgli per dai, usa poi lui, un po' esatto, qualche iniziativa ogni tanto. L'Elo e le storie tese, esatto, che il sarebbe regalo di il San nuovo Valentino disco con allegato questo un vibromassaggiatore. Molti leggono il vibromassaggiatore come una cosa erotica, a parte che il vibromassaggiatore è una cosa che vibrando massaggia, sei tu che poi lo piazzi dove vuoi. Io lo metto sul mento. Ma infatti, perché bisogna sempre dare una lettura univoca? Anche trapano, il cazzo non tra... è che debba per forza essere associato al sesso. Uno può fare della pipì, può fare delle altre cose. Non è che per forza sesso. Che il mio massaggiatore uguale. Esatto. Basta. Detto ciò, è un prodotto di altissima qualità e non è la roba dozzinale che trovi così, insomma, in giro. C'è roba top di alto livello. Di altissimo livello il regalo di San Valentino. Potete fare un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno? Bruno e Radio Bruno, guarda, vi salutiamo, siamo sempre contentissimi di essere qui. C'è quell'atmosfera così, come essere da un amico di nome Bruno che c'ha una radio. Sì, c'è quell'atmosfera tipo, lì quando si viene Giordano qua. Bruno, invece di finire arrosto, avesse fondato una radio, secondo me avrebbe fondato Radio Giordano. Bravo. Però vi vogliamo salutare con l'entusiasmo del... Però vi vogliamo salutare con l'entusiasmo del ripescaggio. Dai, allora... ripescate! Ripescateli! Ripescaggio! Ripescaggio! Ripesca! Grazie mille! È stato un piacere. Lele e le storie tese. Lelo. Lelo.